Allora, continuiamo la nostra trasmissione, ci avviamo alla conclusione. Benvenuto a un carissimo amico Giovanni Internullo. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Ciao Vino, grazie Candidato al Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle. Come andiamo? Come sta andando questa campagna elettorale? a te. Ma per quello che riguarda il movimento, La campagna elettorale, in non solo generale la campagna il elettorale, a parte qualche sbavatura, movimento. Qualche manifesto abusivo, che Quella purtroppo c'è è normale amministrazione, questa cattiva consuetudine. abitudine. Eh sì, Cattiva ma abitudine. sono cattive abitudini che sarebbe meglio eliminare, anche per dare il buon esempio, in un momento in cui la città si trova in un vuoto politico, si trova in dissesto finanziario, Certo, già sono questi costi. piccoli, a parte i Sono costi che costi. devono sostenere Coprire i manifesti, i cose, vigili urbani, certo. noi siamo andati qualche giorno fa a evidenziare il problema e non ti nascondo che loro non me l'hanno detto esplicitamente, ma secondo me erano a corto di manifesti, quindi, Sì, ma lo so che non è perfettamente. neppure colpa loro, ovviamente. Però, di fronte a questa situazione, sarebbe opportuno che ci fosse un senso di responsabilità alto da parte di tutti, e quindi anche per dare il buon esempio ai cittadini, perché tutti dicono che ci vuole il cambiamento, tutti dicono che sono pronti al cambiamento e che saranno gli artefici del cambiamento. Ma si comportano sempre nello stesso modo, come hanno fatto nelle altre campagne elettorali, continuano a fare, senza dare il buon esempio ai cittadini. Personalmente ritengo che solo perché tu, sei abusivo, utilizzi abusivamente gli spazi, già io non lo voterei, un candidato così. Cioè D'accordissimo con te. io da cittadino, non perché sono candidato, da cittadino già vedo che tu stai occupando uno spazio abusivamente, per me già sei cancellato. Perché stai violando la legge e quindi Soprattutto vieni meno questo. da quei requisiti che sono la Esattamente. base e neanche dovrebbero essere neanche citati. No, ma Esattamente. sono d'accordo con te, quello della cartellonistica elettorale in effetti è un problema, perché in effetti ci sono gli spazi per i partiti, non già per le liste, diciamo. Non già per i candidati, perché altrimenti quanta cartellonistica dovrebbe esserci? Dovrebbero essere le liste che invece dovrebbero regolamentare questo, utilizzando lo spazio che hanno per ogni cartellonistica, mettendo i nomi di tutti i consiglieri comunali, così come opportunamente avete fatto voi Certo, per col noi è vostro. facile perché siamo in 24. C'è chi ha Vabbè, ma la 120 lista è di Giovanni. candidati No, 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 Giovanni. in Giovanni, miniature. scusami. C'è uno spazio per ogni lista. Sì. Ah sì, Voi avete il certo. vostro spazio, Certo. avete fatto un manifesto con tutti i candidati, i vostri 24 candidati. Se tutte le liste avessero fatto questo Seguito questa, ragionamento, certo. è chiaro che non ci sarebbe questo selvaggio attacchinaggio praticamente di manifesti abusivi. Sono d'accordo con te. Poi per il resto diciamo che la campagna elettorale, almeno per quello che ci riguarda, è positiva perché dai giri che facciamo, quando incontriamo la gente in piazza, per strada, nelle varie situazioni anche, le varie situazioni che vengono organizzate per incontri, troviamo molto riscontro, ci rinfranca molto la gente che ci dice va bene così, andate avanti. E ci dà la forza per continuare a fare i sacrifici che stiamo facendo tutti quanti i ragazzi del Meetup e gli attivisti in genere e i candidati in particolar modo. E da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto. Per me, comunque vada, sarà un successo. La cosa che invece qualche giorno fa mi ha veramente fatto male da cittadino prima che da candidato, e scoprire che c'è in cantiere un progetto, non so, un ennesimo progetto calato dall'alto che non tiene conto del territorio, non c'è nessuna intenzione di fatto di intraprendere un'interlocuzione con il territorio rispetto a questa cosa che dovrebbe avvenire al fondo sturzo, che dovrà ospitare Un centinaio di famiglie. si comincerà con 100 immigrati, anche se nel progetto sulla carta c'è scritto che è legato al messaggio misericordioso fatto da Papa Francesco, che ha chiesto alla Chiesa di farsi ospedale da campo. Qua mi sembra che l'abbiano preso proprio in parola.
perché all'inizio, secondo un documento di febbraio, si trattava di creare una struttura itinerante che andasse ad operare laddove necessario per compensare eventuali carenze di assistenza per gli ultimi, in particolare per gli immigrati. Poi si è trasformato in un progetto che doveva essere una sorta di tendopoli, che doveva accogliere circa 200 persone, e ora abbiamo appreso da questa conferenza che c'è stata qualche giorno fa al Salone di Rappresentanza del Comune che saranno, 100 saranno delle abitazioni prefabbricate che verranno installate nel fondo sturzo, che cominceranno ad accogliere inizialmente... Qual è la vostra preoccupazione? Qual è? Ma la nostra preoccupazione è principalmente l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, cioè quello dell'integrazione di questa gente. Nel progetto si parla di immigrati, nuovi poveri e comunque categorie disagiate come potrebbero essere le famiglie degli ex detenuti o famiglie di detenuti sulla carta. Era presente un esponente di un dipartimento del Ministero dell'Interno che ha spiegato... Là viaggiamo, Giovanni, a livelli altissimi, vedi, eh? Ma è proprio tu l'hai capito, diciamo, giusto? Ma proprio per questo io dico che è l'ennesima scelta calata dall'alto, ed è inaccettabile, perché una situazione di questo tipo deve essere questo dottore Martinez opera pesantemente, devo dirti. Il dottore Martinez durante il convegno... Sembra il nome della solidarietà. Allora, mettere sopra un velo di carità su un'operazione del genere è chiaro che poi lascia qualche perplessità, perché quando tu... mi rispondi alle varie obiezioni che sono state fatte durante il convegno, non solo da me ma da tanti, c'è stato chi ha detto: ma se è una cosa fatta... Intanto si è partito dicendo che era un'iniziativa che partiva dal basso, ma un'iniziativa che parte dal basso significa che viene ragionata dal basso e man mano costruita, progettata, ipotizzata per arrivare diciamo, ad un risultato finale. Mentre qui di basso non c'è proprio niente, perché ci hanno portato un documento già fatto, pronto, e ci hanno detto che andava in questo modo. Quando qualcuno ha detto: ma è un progetto fatto con fondi pubblici, quindi interessa ai cittadini, si deve tenere conto del parere dei cittadini, e lì c'è stato risposto: ma è una proprietà privata. Ma questo non significa, anche il CARA... Ma è una proprietà privata che insiste nel territorio di Santo Pietro. Perfetto. Ora, il problema qual è? E questa è una cosa che mi sono chiesto e che gli ho chiesto, alla quale non ho avuto risposta. Quando si progetta un'iniziativa di questo tipo, che è molto impattante sul territorio, per vari motivi, andrebbe fatto un censimento delle aziende, del tessuto produttivo, valutare la capacità di assorbimento di questo disagio da parte del territorio, capire se la gente è pronta e preparata, se il territorio è pronto e preparato ad assorbire questo disagio, e se è opportuno che questo progetto venga realizzato attraverso una concentrazione di disagio. Perché mettere 100, 200 persone tutti in un posto, fermo restando che non sappiamo se, come di solito accade durante l'estate, si vengono a creare situazioni di emergenza, se questa struttura all'occorrenza dovrà essere utilizzata per far fronte a queste emergenze di immigrazione. Quindi ciò che è scritto sulla carta già è borderline, non è chiarissimo. Si dice che parte dal basso ma non ascolta il territorio, quindi tanti dubbi vengono, anche perché viene messa a garanzia il ministero. Ma quando fu aperto il CARA, è una cosa diversa, perché il CARA si occupa di prima accoglienza, questo si occuperebbe degli immigrati già esistenti, cioè che già insistono nel nostro territorio. Quando fu fatto il CARA,
venne in pompa magna il ministero e il presidente del consiglio e ce la vendettero come la valle dell'Eden, e non è stato assolutamente così. Ma al di là di questo, noi riteniamo che da un lato allocare un residence, chiamiamolo, non so come definirlo, una baraccopoli, una tendopoli, no, baraccopoli non credo. Un residence, chiamiamolo residence. Questi si muovono. Perché sono delle, allora, sono delle case di legno. Ora, una casa in legno, ci sono tante case di legno. Bisogna capire che tipo di casa di legno verrà fatta. Ma a prescindere da questo, creare una concentrazione di disagio in un posto che è isolato, perché si trova a 12-13 km da Caltagirone e a 5 km da Santo Pietro, all'interno di un fondo agricolo, questo crea i presupposti per l'integrazione, non solo, ma poi questo può innescare una bomba sociale, perché di fronte al disagio interno che abbiamo noi, che è fatto da disoccupazione, da emigrati, da emigranti, da gente che per tutte le vicissitudini della vita si sta abbandonando all'alcol, alla droga, perché io vedo tanta gente che ha perso il lavoro, che è disperata. C'è tutto questo tipo di disagio, in un certo senso si sente scalzato e si sente un disagio di serie B. Quindi noi siamo contro, e qualcuno ci taccia di essere razzisti. Ma se è vero come è vero che siamo tutti uguali, senza distinzione di nazionalità, razza, religione e tutto quello che attiene all'uguaglianza, bisognerebbe invocare il principio della reciprocità. Gli immigrati sono ultimi, ma ci sono anche gli ultimi italiani, calatini. Quindi una scelta di questo tipo, se non è concertata col territorio, se non si valutano soluzioni alternative, perché ne esistono di soluzioni alternative, c'è l'esempio di Riace, dove il sindaco ha fatto in modo che venisse ristrutturato il centro storico distribuendo equamente le abitazioni fra immigrati e gli ultimi italiani, in modo da creare effettivamente un percorso di integrazione. Fermo restando che noi dobbiamo avere la consapevolezza e dobbiamo avere i numeri per poter assorbire questo disagio. Perché io ho i miei dubbi, perché altrimenti non si vedrebbero in giro ragazzi che rovistano nei cassonetti come i topi, non si vedrebbero ragazzi che fanno le elemosine all'angolo delle strade e davanti ai supermercati. Quindi questo significa che questo, il modo di fare integrazione è stato fallimentare. Non è stato raggiunto l'obiettivo, quindi bisognerebbe ragionare su delle presenze contingentate in base alla situazione. Una città come Caltagirone, che si trova in dissesto, ha delle fragilità in esubero, interne e importate, come fa ad assorbire ulteriormente altro disagio? Martinez ci risponde: non è detto che debbano essere integrati in questo territorio. Noi possiamo formare degli artigiani, poi sappiamo che verranno, che serve un artigiano a Milano e lo mandiamo là. Ma allora io mi chiedo, quando c'è un'obiezione si dice che noi dobbiamo fare inclusione sociale e questa è un'opportunità e una risorsa per il nostro territorio. Quando si fa un'altra obiezione ci si dice che questi saranno tipo invisibili, non li vedrà nessuno, staranno là dentro, loro li formeranno, gli insegneranno un mestiere e poi si adopereranno per inserirli in contesti lavorativi, non necessariamente a Caltagirone, perché qua non ce ne sono contesti lavorativi dove possono essere inseriti. Quindi tutto questo progetto che sembra blindato, che non ha, dove io vedo poca chiarezza onestamente, mi sembra qualcosa che non porterà niente di buono per la città. Cosa diversa invece sarebbe se, insieme alla prossima amministrazione comunale, qualunque essa sia, si concertasse un'eventuale soluzione, e si potrebbe anche giungere alla conclusione che questo non è il territorio giusto per accogliere questa struttura, perché non ci sono i presupposti. Ma non lo si può fare dopo. Io ho letto un articolo sulla Sicilia di ieri, credo, o ieri o l'altro ieri, che già la DAP per cosa fatta.
Eppure nella conferenza che è stata fatta 2 giorni fa sembrava qualcosa che si doveva discutere. Allora il Movimento 5 Stelle sicuramente non rilascerà, se i cittadini decideranno di essere governati da noi, non rilascerà nessuna autorizzazione, perché tu devi sapere, Pino, che lì andrebbe fatta un'autorizzazione al progetto in variante. Perché chiaramente siamo in area SIC, si crea cubatura, quindi deve essere un progetto approvato in variante dal nostro ufficio tecnico e poi ulteriormente approvato alla Regione. Se noi dovessimo avere la possibilità di governare questa città, non assolutamente non daremo nessuna autorizzazione se prima non si attiva una concertazione seria coinvolgendo le associazioni di categoria, perché tu vuoi far diventare artigiani questi ragazzi? Parliamo con l'associazione degli artigiani. Tu vuoi farli diventare agricoltori? Si parla con le associazioni degli agricoltori, che ti sanno dire effettivamente quale può essere il bisogno effettivo di manodopera eventualmente. Perché poi mi si dice anche, gli italiani non vogliono fare più certi lavori, quindi li facciamo fare a loro. Questa è diciamo, mi sembra un'affermazione da bar. Perché il problema per questa, cioè la soluzione a questo problema esiste. Sarebbe sufficiente fare il reddito di cittadinanza e poi, attraverso l'ufficio collocamento, alla terza chiamata, per chiunque sia iscritto all'ufficio collocamento per un'opportunità di lavoro, se tu rifiuti tutte e tre le chiamate, perdi il reddito di cittadinanza e non ti chiamiamo più. Ok? Ma così, per sentito dire, non si può affermare che gli italiani non vogliono fare più certi lavori, allora prendiamo gli extracomunitari e creiamo quello che rischia di diventare un ghetto. Perché il rischio è questo, che il fondo Sturzo diventi un ghetto, perché ci sarà la concentrazione del disagio, ci sarà una concentrazione di investimenti, una concentrazione di interessi, cosa che non può funzionare, perché chi è ultimo ed è italiano pensa che lo Stato non si cura di lui e ha più interesse a sostenere un immigrato che ha diritto sacrosanto di essere aiutato, ma non a discapito dei cittadini italiani. Quindi questa cosa qui deve essere chiara, e mi auguro anche che tutti gli altri candidati sindaco, perché io parlo non per me, parlo per la posizione del Movimento 5 Stelle. Mi auguro che tutti gli altri candidati a sindaco, esprimano la loro posizione chiaramente ed inequivocabilmente, di modo che i loro elettori di riferimento, quando decideranno di dargli il voto, sanno che cos'è che il loro sindaco in futuro farà. Perché poi non si può aspettare. Non si può fare come è successo per la REMS, che tutti facevano spallucce, che tutti dicevano non si può fare niente, è una cosa che viene dall'alto, perché la politica deve difendere il proprio territorio. Il Movimento 5 Stelle lo farà sicuramente. Non così. No, veramente ci sarebbe da Tantissime parlare cose da a dire, fiume. però qui lo spazio è questo, quindi siamo ormai alla chiusura della campagna elettorale. Io ricordo che Giovanni Internullo è candidato al Consiglio Comunale nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Giulio Giulio Sinatra. Sinatra. Sinatra lo ricordavo, Giulio mi veniva un po' meno. Vabbè, non Giulio ti Sinatra. preoccupare, ultimamente l'hanno chiamato Sergio, Ah, quindi non c'è sono Sinatra. stata la signora Lo stavo Giannetto. dicendo Enzo Sinatra, quindi non, era un po' più comune, diciamo, la cosa. Va bene, ho capito la linea, ho capito la cosa, ovviamente rispettabile la vostra posizione. L'importante è che Quando tu si. hai detto ho una mia posizione su questa vicenda, perché è una vicenda grossa che cala dall'alto, seppur privatistica oggi. No, perché è fatta con soldi No, pubblici. no, no, seppur iniziata da un'iniziativa privata, non da enti pubblici, non parte l'iniziativa da enti. Gli enti pubblici sono gli appoggi, ma come potrebbero averli chiunque? È una specie di sbarra un po' più grande, ma nel messaggio giubilare di Papa Francesco ci sta tutto per quelli che
hanno in gestione il fondo Sturzo. Ok, ma io ti posso dire una cosa, che Papa Francesco aveva invitato, scusa Pino, questo è aveva importante. Invitato ogni parrocchia ad ospitare una famiglia, e questo aveva un senso. Non l'hanno fatto. Ora qui invece la stanno facendo tutta assieme. Ci sarebbe la struttura del seminario estivo che si potrebbe utilizzare, dove i ragazzi potrebbero stare all'interno del centro urbano e poi magari essere accompagnati nelle varie aziende. Anche queste sono strutture private. No, non funziona così, perché sono soldi pubblici. Non può funzionare così, perché i miei soldi, i soldi tuoi, dei contribuenti, poi non possono essere messi al servizio di un'iniziativa che è strettamente privata, perché allora i soldi devi prendere in banca, paghi il 14%, come facciamo tutti quelli che facciamo un'attività in proprio. Fare un'accoglienza riqualificando il centro storico, distribuendo equamente nel territorio famiglie disagiate di immigrati, famiglie disagiate, questo farebbe attivare anche la microimpresa con i lavori di edilizia, perché in una struttura di quel tipo arriverà una ditta di quelle maxi che in 3 giorni ti monta 50 tutto, case, certo. Assolutissimo. E i soldi non restano qua. Sono nella stavo dicendo una cattiveria, meglio che chiudo qua. Le cattiverie non è che no, non lo posso dire, non la posso dire che poi vengono i fulmini dall'alto. Boccaccia mia, stati zitto. Bellissimo così. Grazie a Giovanni Internullo, candidato al Consiglio Comunale 5 Stelle, al Consiglio Comunale di Caltagirone a sostegno del candidato sindaco Giulio Sinatra. In bocca al lupo, buona serata, grazie a essere stato qui con noi. Chiudiamo questa trasmissione, grazie alla cortese attenzione. Ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21, più o meno, con questi orari un po' ballerini. Però intanto ci siamo goduti questa trasmissione e vi auguro una buona domenica, un buon fine settimana e un buon inizio. Buona serata e buon proseguimento.